Buonasera, questa sera cambiamo argomento, siamo sempre nell'ambito del corso di meditazioni laser, però cominciamo una nuova settimana, la seconda, e quindi sempre nell'ambito del grande percorso di imparare a vivere nella gioia, faremo alcuni giorni, un'altra settimana, dove parliamo di trasformare il negativo in positivo. Quindi è un po' cambiato la scritta che vi lascio tutto come promemoria. Vi chiedo quindi di non andare oltre con le chiacchiere, vi farò una breve introduzione ovviamente prima di arrivare alla respirazione un po' più profonda, per cui vi direi che potremmo già subito chiudere gli occhi e cominciare se siete d'accordo. Bene. Facciamo un bel respiro profondo e fuori l'aria. Un altro respiro profondo e fuori l'aria. Scusate che qui devo spegnere. Ecco. Un altro respiro profondo. E fuori l'aria. Continuate a respirare e a tenere l'attenzione sul respiro. Per cambiare il negativo, ciò che vediamo di negativo in positivo, bisogna costruire l'abilità di vedere in tutte le situazioni, quindi in tutte le persone, in tutti gli eventi di fronte a noi, anche l'aspetto positivo. E quando riusciamo a farlo, ci eleviamo al di sopra del pensiero di massa che è molto immerso nei livelli densi di energia che portano invece a una situazione di tristezza e di emozioni negative. E riusciamo a stare al di sopra, come al di là delle nuvole, sopra la pioggia, e a intraprendere il nostro cammino verso la gioia. Il nostro compito è quello di portare alle persone intorno a noi questa credenza che qualsiasi cosa succede, alla fine succede per un motivo e che serve a livello dell'anima ad elevare l'anima. Perché spesso siamo circondati, lo sappiamo, da persone che si lamentano, ma l'idea è che per la legge di polarità, dove c'è il buono, c'è anche il cattivo, e dove c'è il cattivo, c'è anche il buono. Quindi il passaggio da una polarità all'altra è possibile, ed è possibile dicendo che cosa voglio invece. E concentrandoci poi su quello che vogliamo. Quando vediamo una cosa che non ci piace, chiediamoci sempre che cosa voglio invece. E solo facendo questo ritorniamo sul sentiero della gioia. Continuate a respirare e vi dico adesso cosa possiamo fare come affermazione. Immaginate intanto che la luce che state respirando vada a occupare tutte le cellule del vostro corpo. Immaginate di riempirvi di luce. Si può fare anche istantaneamente con l'immaginazione che ci accendiamo come una lampadina, la nostra immaginazione può essere molto veloce. E possiamo dare l'ordine alle nostre cellule di illuminarsi istantaneamente. Accendetevi. Siamo accesi come una lampadina, pronti a recepire il significato profondo delle affermazioni.
Che sto per dire? Io guardo il mondo con ottimismo e con la speranza di un futuro migliore. Ricordiamoci che i nostri pensieri creano la realtà. Più persone pensano così, più la realtà sarà così. Io mi concentro su ciò che è buono e positivo nella mia vita e facendo così, ciò che è buono e positivo aumenta. Respiriamo. Tutto ciò che succede è per il mio bene più alto. Respiriamo. Sentiamo come dire queste frasi ci fa sentire meglio. Ripetiamole ancora da soli nelle prossime ore. E io vi aspetto domani alla stessa ora per la prossima meditazione per creare positività dalla negatività. Ciao a tutti, buona serata.